Allora. Ok, allora buonasera Annalisa Di Luca e grazie per questi 10 Grazie a voi. minuti di presentazione del tuo prossimo seminario al Centro Milanese di Terapia della Famiglia. Ecco, la prima domanda che ti volevo fare era appunto sul trauma, sulla resilienza. Ecco. Insomma, non tutti gli eventi diventano traumatici, ce ne sono alcuni però invece che diventano traumatici e possono costituire per un bambino o anche per l'individuo in età adulta, ecco, dei veri e propri fattori patogeni e di sofferenza anche protratta. Certo, guarda, questo secondo me è un aspetto molto interessante, no? E soprattutto che, come dire, incuriosisce del cuore, insomma, sicuramente del contributo che noi sistemici possiamo dare rispetto anche al trauma, perché tutti gli studi, no, ci dicono che un accadimento in sé anche. Come dire, con uno stesso gradiente traumatico, in realtà impatta in maniera completamente diversa nei singoli individui. E tra le altre cose, nella giornata del seminario io cercherò proprio un po' di ragionare su quelli che su ciò che rende il trauma con un impatto differente. Ma già insomma, il titolo racconta che un impatto differente lo dà il tessuto, no, dell'individuo, ma che è determinato dalla relazione, dall'attaccamento, da tutto ciò che nelle relazioni principali è riuscito, no, a costruire di nutriente, no? Quindi è interessante vedere come la relazione familiare, la relazione affettiva possa rappresentare in alcune situazioni il danneggiamento, perché indiscutibilmente alcuni dei traumi più impattanti sono quelli determinati all'interno delle relazioni familiari, ma come poi la famiglia possa viceversa essere anche un elemento no, che permette l'uscita di cura, no, anche di vicinanza rispetto all'impatto del trauma. Quindi questo sarà proprio un po', come dire, spero, no, anche proprio il percorso che prendendo insomma spunto dalla lente che rappresenta la psicotraumatologia possa invece accompagnarci a guardare a che cosa succede nell'individuo e nei sistemi quando c'è un trauma, no? E questo Se è un capisco aspetto bene, interessante. insomma, quegli stessi fattori che vengono definiti come i fattori protettivi che rendono fondamentalmente un medesimo trauma, no, come potenzialmente non patogeno, nella fase di cura, diciamo, possono essere riattualizzati, ricontestualizzati come fattore invece terapeutico. Certo, e tra le altre cose, una delle robe che mi ha sempre colpito tantissimo, insomma, quando io ho cominciato a lavorare anche nei contesti che riguardavano l'abuso sessuale, era per esempio il fatto che quando il bambino, anche l'adulto, fa la rivelazione della situazione di abuso, come questo venga accolto dalle persone che ascoltano, rappresenta una variabile, assolutamente fondamentale poi per il superamento del trauma stesso. Quindi, no, è interessante come il fattore relazionale serve anche a dare una lettura al trauma stesso. E questo è, come dire, è pazzesco dal punto di vista, insomma, di noi che ci occupiamo del trauma, perché anche questo diventa una variabile che può determinare una risposta differente nella persona, no? E questo è. Certo, per cui se da un lato, come dire, la resilienza, no, di cui tanto si parla, e qualcuno anche muove come dire, delle critiche, perché ormai è un termine Abusato. troppo abusato, eccetera, Certo. però ha a che fare, da quello che dici, anche con il tipo di risonanza emotiva che quell'evento inizia a, come dire, a riscuotere per determinati individui in una famiglia, ecco. Per cui quel panico, quell'impotenza, quella solitudine, l'isolamento spesso che poi consegue all'evento traumatico, può effettivamente, nella misura in cui si riesce a sollecitare questa risonanza, e
penso anche ad essere riconosciuto come un evento traumatico per il soggetto. Assolutamente. Poi questa cosa, no, che dice Enzo già apre a una doppia ipotesi, no? Da un lato ci può essere un trauma che accade a un individuo e noi sappiamo che comunque un individuo che si modifica per un'esperienza traumatica finirà per modificare anche il proprio sistema. Ma poi c'è anche l'ipotesi che l'accadimento traumatico sia un accadimento accaduto all'intero sistema, e quindi anche lì c'è l'individuo e il sistema sollecitato dallo stesso trauma, e poi c'è, come dire, anche qualcosa legato al trauma individuale, di quando appunto il trauma viene raccontato all'interno del contesto della relazione familiare e modifica, cioè impatta anche sul sistema famiglia, no? Quindi quando è qualcosa che li riguarda. Come, non so, per esempio, che ne so, il suicidio di una persona, no? Piuttosto che un segreto familiare. Noi siamo abituati, no, a lavorare con contesti familiari che abbiano questo tipo di funzionamento. E quindi è interessante vedere, no, come tutte queste sfaccettature in realtà ci impongano di lavorare anche sul fatto che talvolta il trauma, cosa fa? Frantuma la capacità relazionale. Apparentemente c'è un'unità della famiglia, ma non c'è quel tema di sintonizzazione, non c'è il nutrimento, no, verso quel tessuto che poi permette a tutti di essere resilienti, non solo all'individuo, no? Quindi è vero, hai ragione, un termine un po' abusato, no? Potremmo dire risorsa invece che resilienza, però sicuramente una traiettoria, della terapia sistemica è sicuramente quella di andare a nutrire la risorsa che la famiglia rappresenta, no? Anche di fronte a situazioni molto critiche. Ecco, faccio nella brevità dei 10 minuti che ci siamo accordati, ecco, un volo rocambolesco e vado su un'altra parola, che è quella del perdono. So, No? una delle mie Ecco. preferite. E quindi, ecco, quali sono gli aspetti che rendono possibile il perdono? Allora, senti, insomma, questa cosa qua io la discuto tante volte anche con le famiglie proprio, no? Perché talvolta quando accade qualcosa, tu hai spesso, più spesso i genitori, insomma, subito disponibili, no? A dire no, ma questa è una cosa che si supererà, no? Cioè questo qui, non so, è successo a causa di, che ne so, mio nipote, ma noi perdoniamo, cioè, come dire, dentro una famiglia quella roba succede, si perdona. Ma il perdono, per essere vero, per essere, come dire, autentico, ha bisogno di passare per la carne, dico io. Cioè, non può essere una posizione intellettiva, deve passare per delle fasi che, se vuoi, sono, insomma, quelle elaborative, di integrazione, cioè io devo sentire il dolore che questa situazione ha generato, no? Non solo in quell'individuo a cui io voglio bene, ma anche in me, no? Allora lì posso attuare, posso pensare di arrivare no? A ricucire lo strappo che il trauma ha generato nelle relazioni, negli affetti, nell'individuo. E anche questo parte di un processo di integrazione che spesso ti... Cioè, sento che anche in noi terapeuti, non so se ti dico qualcosa di scabroso, però, cioè, talvolta anche noi un po' facciamo fatica a considerare questo. E quando una persona ci dice noi siamo disponibili al perdono, un po' ci illuminiamo, diciamo, dai, è fatta, è andata, no? Sono disposti a perdonare. Però il rischio è che, non so, duri tra Natale e Santo Stefano, no? Visto che veniamo da questo periodo, no? Cioè che sia una cosa un po' appiccicata, diciamo così, come lo scotch messo lì, ma che poi nel lungo non duri. Invece, quando noi lavoriamo in terapia, quando parliamo di risorse, quando parliamo di sintonizzazione, di risintonizzazione affettiva, vuol dire che tu devi un po' andare dentro, no? Deve essere una roba un po' nella carne delle persone. E questo è molto, secondo me, è un tema bellissimo in terapia, ecco, che io trovo Cioè, entusiasmante. si potrebbe dire, insomma, che questa epifania corre il rischio di essere un po' posticcia, ecco, Sì, tantissime e volte, di secondo me. durare, eccetera, Sì.
quando ecco, un prelato diceva che per il perdono occorre anche la restituzione del mal tolto. Certo, la Ecco, riparazione, la no? riparazione, certo. Sì, hai ragione, La cioè in che comprensione termini? di ciò che è stato tolto alla vittima, la comprensione delle emozioni, la comprensione del danno anche che ha ricevuto, e al tempo Assolutamente. stesso questo può costituire, diciamo, un fattore che può essere, come dire, come premessa alla possibilità che la vittima possa elaborare una fase di perdono, no? Perché poi Certo. perdonare l'altro è anche perdonare anche se stessi, perché a volte la vittima si sente anche un soggetto attivo. Certo, ma spesso lo è anche perché è molto difficile, no? Cioè, come dire, dentro una situazione dove io percepisco un pericolo per me, mantenermi completamente neutro, cioè il senso di impotenza non dobbiamo immaginarlo come zero, è sempre un qualcosa, è un meno in più, diciamo, no? Quindi c'è un'azione in essere, no? Dentro la nostra impotenza. È chiaro che come dire, la porta del perdono all'altro apre la porta del perdono a se stessi e questo di fronte soprattutto a tematiche traumatiche che nei contesti familiari possono essere durate nel tempo, no? Che quindi hanno comportato quello che poi nel corso vedremo, cioè io ci tengo tanto a dire, Van der Kolk a un certo punto proposto proprio una definizione di sviluppo traumatico, no? Io ci terrei proprio a offrire a chi sarà presente la lente con cui io guardo a tutte le situazioni, anche degli adulti, quindi non solo dei bambini, no? Ma di tenere presente che ci può essere stato dentro questa persona un crescere dentro una situazione traumatica, che non è la stessa cosa che a subire un trauma. Allora, dentro un'ipotesi di sviluppo traumatico, io ho una lente, una lettura che mi permette poi anche di riparare in maniera diversa. E lì che cosa abbiamo? Abbiamo una persona che adattandosi ha fatto delle cose, no? Come dicevi tu, per cui forse gli è più semplice perdonare il violento, no? Quindi chi ha agito, ha comportato il trauma su di lui, ma gli è molto più difficile perdonare se stesso, no? Soprattutto poi vedremo, insomma, se ci sarà poi occasione di scendere così tanto, però anche da una certa età. Cioè una certa fascia di età in poi, no? Quando superiamo i 14 anni c'è un senso di noi più presente, quindi ciò che noi abbiamo agito anche in risposta a una situazione traumatica ci comporta un senso di responsabilità più significativo verso noi stessi, quindi un senso di colpa, una vergogna, no? Che sono tematiche, sono parole associabili, no? Al trauma, molto più grande, molto più importante. Bene, io come Demonia, cioè io poi mi entusiasmo. dire, diciamo, Ahimè, nell'economia dei 10 minuti che ci eravamo dati, mi sembra che ecco, rimandiamo poi alla certo. trattazione del tema, nutrendoci anche delle tante esemplificazioni cliniche che farai, Certo, assolutamente. ecco, che ci Io sì, permetteranno di ci terrei comprendere. insomma anche a fare vedere qualcosa, insomma, poi. Sai che insomma, su questo vedere è importante per tutti. Ultimamente le formazioni mi sembra che lo facciano sempre meno, ma invece secondo me è necessario ritornare, insomma, anche a osservare e a La ragionare. clinica. Certo, Sì, sicuramente. certo. Grazie Annalisa, grazie. Grazie Buon proseguimento. a te. Grazie mille, ciao Enzo.